Ci siamo? Forse ci siamo? Ci siamo, eccoci ricollegati con Astro Ventura. Datemi un feedback sull'audio come al solito. Siamo qui collegati con Astro Ventura da casa Vano. Oggi non ci sono i miei compagni di merenda che sono Ale e Mike, perché Ale è al mare, è in Sardegna, quindi non ci può Launch vehicle essere. getting it ready for fueling as we Accendiamo begin anche l'audio della diretta della NASA, process with launch quindi vehicle siamo stage Centaur upgrade collegati to begin. con la rampa Please continue 41, to da stay and check dove out the avionics tra electrical 31 systems minuti partirà for flight la prima terminals. Please check parte the di range Mars 2020 di altitude questo ambizioso progetto currently under che T-minus porterà 4 and il hold rover awaiting Perseverance telemetry sulla and superficie launch marziana. sequence as we get ready to lift off this morning. Tutto è Yeah, we did pronto, have a il little bit of a tempo al missed Kennedy landing, Space but that's Center not è anything to go buono, wrong. We do have a 2-hour window quindi today, direi che abbiamo il starting go head towards per that il 6 p.m. lancio Eastern odierno. liftoff time. We want to introduce you to a few of the Tra teams l'altro involved this morning, starting with importantissimo US per le Space Force. missioni They're verso responsible Marte, for sono the range state operations in inviate Atlanta. numerose missioni anche ad opera degli So Emirati I wanted to Arabi, ask before we get this weather briefing in just a few con moments, yes, the United la States Space missione Force is Hope, responsible for both inviata qualche Canaveral giorno fa, Rocket here at Cape Canaveral Air Force e oggi Station, sarà la as well volta as degli Canaveral Stati Air Force Uniti, Station. So very quindi important for the con mission to Perseverance. qualify to move Perseverance, che forward non è altro che l'evoluzione, on its way this morning. come vi dicevo nel It's video per chi important to l'ha note that Crew guardato, Safety Labs, they also do del weather rover modeling to Curiosity, ensure quindi that con the delle mission is migliorie. solid È stato foundation riutilizzato right from il, the get-go. diciamo, Engineers quasi lo engineering scafo for del AL-1 rover are ready. precedente. Vediamo se riesco a farvi vedere qualche immagine, magari per chi non ha ben presente la missione che stiamo andando a vedere. Stiamo andando a dare. Stiamo andando a. Eccolo qua. Stiamo andando a vedere oggi. Eccolo qui. Questo è il rover Perseverance con tutti gli Sorry, we strumenti found a scientifici pretty a flat bordo, le area here. camere, Audio and visual il issues on this. braccio robotico per We do andare ad have some cloud analizzare la coverage. We have now mostly clear skies. A few clouds to the struttura east. del pianeta Marte. We're monitoring one cell on the radar 10 miles to our southeast, which has dissipated, so things are looking great for launch. Ci siamo We're a praticamente go on all quasi al cylinders and lancio, expect mancano clean meno go di through the 30 cap. minuti. Our temperature is currently 80 degrees, could climb to 82 by the end of the window. Winds are currently from 220, 8 knots sustained with peaks to 10 knots, 10% POV for the cumulus cloud roll. Proton flux is at normal background levels and expected to remain so through the count. This concludes the weather brief unless there are any questions. Ecco, vi dicevo che stavo ascoltando, scusate, stavo ascoltando cosa stavano dicendo All right, so I think we're in good dal shape. controllo Good track missione. record there. Vi Again, dicevo che we appunto do have fra all LC-6 stations qualche mese arriverà appunto sul LC-1 pianeta launching Marte e before the inizierà la break. prima parte di Please remember indagine the technical per terminology here. cercare Also, appunto di LC-1 svelare i is up misteri del and pianeta. running Infatti as le a single rocket particolarità di under questa missione two ovviamente clocks. sono legate Actually, there are two different clocks that allo studio del coincide. pianeta Marte per Alpha capire se c'è time for stata, minus time for gli Alpha obiettivi time principali sono quattro, per capire se c'è stata in for Alpha passato della time vita for Alpha. biologica, Detailed se è mai coordinates lost to esistita team su using Marte, se operational sono mai systems esistite tracce di available. vita biologica. Major this time Quindi for Alpha. è la prima missione, la missione più importante. E poi capire il clima marziano, quindi capire come si è evoluto nel corso dei millenni, dei secoli, quali erano le condizioni ambientali nel passato e poi come sono evolute fino a portare Marte ad essere quello che vediamo nella letteratura, quello che vediamo nelle immagini delle missioni precedenti, che ha portato ad essere il pianeta secco e arido che vediamo che vediamo recentemente, appunto, da quando l'uomo ha memoria, ovviamente. E caratterizzare la geologia di Marte, quindi studiando con le varie camere, con le varie analisi che verranno effettuate dal rover, da questo laboratorio mobile, e catalogare informazioni molto preziose appunto sulle rocce, sugli ambienti che sono stati probabilmente in passato ricchi di acqua, quindi Starting off the che mission hanno with a magari meteor preservato and dei lost composti satellite organici devices del and stuff. passato. And it'll provide power for E Mars probe poi il and quarto Apollo punto, probes. che So that's the unique per thing me è about uno this dei punti mission più is that importanti, appunto, it will continue fare for the whole time. quasi da apripista per le future missioni umane. So we're in good shape. Quindi We're starting to see preparare any la problems. zona, tra Today, virgolette,
per l'arrivo dell'uomo con le prossime missioni, come ad esempio la SpaceX, come anche la stessa NASA, preparare appunto il pianeta Marte all'arrivo in un futuro dell'uomo e quindi la costruzione di queste colonie, probabilmente per ospitare l'uomo in un futuro. Mancano 26 minuti ad adesso, quindi manca veramente pochissimo. Andiamo ancora magari a parlare degli strumenti scientifici a bordo, avrà numerose camere per le riprese in alta risoluzione. Oddio, questo non me l'aspettavo, sinceramente. C'è un tipo che canta. Voglio godermi questo momento con voi. È un momento toccante. Penso che adesso non mi aspettavo questa cosa, ma non so se sia collegata al fatto che comunque su Perseverance è stata inserita una targa per i morti per il coronavirus. Non so se sia una cosa che c'entra, magari sto ironizzando per niente, quindi premetto questa cosa. The beautiful baritone voice of Grammy award-winning singer Gregory. Ecco, non ho capito per cosa è stata dedicata questa canzone. Però insomma, ho capito solo che era un baritono, quindi l'ho ascoltata assieme a voi. E vi dicevo che ci sono, abbassiamo un po' il volume della diretta, vi dicevo che ci sono numerose novità su Mars 2020, esperimenti scientifici come ad esempio l'esperimento scientifico MOXIE, e quindi questo apparato che tenterà di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. E anche questo farà da apripista probabilmente proprio per una produzione di ossigeno in un futuro su Marte, quindi con la presenza dell'uomo sul pianeta. Alcuni hanno chiesto... They're wonderful, it's a great suite, but nothing compared to the state-of-the-art instruments in the laboratories around the world. So we really want to get those precious samples back here so that we can do that. Ok, siamo sempre in diretta, perché mi diceva che mi aveva bloccato la diretta forse ad opera del baritono che aveva cantato, perché non mi spiego. Ok, sembrerebbe andare di nuovo la diretta. Alcuni mi chiedevano, non era alle 13.50? Sì, alle 13.50, al lancio infatti mancano 22 minuti. Alla partenza noi ci siamo collegati un po' prima per parlare insomma del lancio e delle novità del vettore. Adesso dovrebbe essere ancora online la diretta, tecnicamente. Datemi un feedback su questa cosa, ma dovremmo essere in diretta di nuovo. Ciao Mario, ben collegato. Fra qualche settimana ti veniamo a trovare, ideale. Allora, dicevo che c'è appunto questo nuovo apparato che tenterà di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno, MOXIE,
e sarà appunto da farà appunto da apripista per le missioni future ad opera dell'uomo, quindi con componente umana. L'altro esperimento sarà proprio un vero esperimento, questo sarà il Mars Helicopter Scout, quindi questo piccolo elicottero, questo drone che verrà utilizzato per compiere dei voli di 90 secondi attorno nella zona circostante al rover, e quindi sarà il primo oggetto a volare come un elicottero su un altro pianeta. Nel frattempo possiamo vedere una delle successive missioni, sempre del programma Mars 2020, il Mars Sample Return, quindi dopo che Perseverance avrà ottenuto dei campioni, avrà trivellato e avrà recuperato dei campioni, un piccolo razzo ripartirà dal pianeta Marte e permetterà di riportare a casa, grazie anche a una sonda poi che in orbita attorno al pianeta Marte, questi composti, queste rocce sulla Terra per essere analizzate. È una missione molto ambiziosa, è una missione che appunto avrà inizio oggi, quindi è per quello che è così importante questa missione, così importante Mars 2020, proprio perché avrà appunto una complessità di misurazioni scientifiche, una complessità appunto di analisi che andranno ad essere effettuate, e chissà, magari ci svelerà veramente come è stato Marte in passato e se è possibile magari in un futuro terraformarlo di nuovo. Nel frattempo la tipa a destra non sapeva di essere in diretta. Ecco, quello che vedete dietro alla signorina sulla destra è il Mars Helicopter Scout, questo piccolo drone bielica con pannelli fotovoltaici capace di volare per 90 secondi, fare piccoli voli di 90 secondi. Helicopter can get us to places of high scientific interest that cannot be reached today. It's not easy to build a rotorcraft for flight at Mars. The atmosphere there is very thin, about 1% compared to that at Earth. So a helicopter for Mars has to be very light. Qui fa molto ridere la cosa che la prima volta che behind me is the full scale model of Mars. Viene bloccato un video per una canzone del tizio che canta. Ditemi se sono in diretta, perché io vedo solamente due persone, prima ce n'erano 40 connesse, però a me dà che sono in live. Mike, dammi feedback. Ok, in diretta con me. Datemi feedback, perché potrebbe essere semplicemente un bug di Facebook. The deployment will also mark the first moment the helicopter starts to work on its own in a standalone manner. It will never return to the rover. And the first major stone milestone then will be the helicopter surviving. Ecco, questa è una visuale che avevo avuto anch'io da quando sono andato al Kennedy Space Center. No, io ti vedo, perfetto. Al Kennedy Space Center, la visuale precedente da distante, dove c'era la possibilità di osservare i lanci. Tutto procede secondo i piani. Tra l'altro ad agosto probabilmente ci sarà il lancio della Crew 1, quindi il primo lancio ufficiale, perché il lancio scorso era stato un lancio demo, quindi col primo equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale con la capsula Dragon Crew della SpaceX. Sarà un anno veramente importante, soprattutto perché, ricordiamo, c'è per noi astrofili, c'è la grande opposizione di Marte, anche per chi non è astrofilo. C'è la possibilità di vedere Marte quest'anno molto in alto nel cielo, a 50 gradi, con il telescopio, e quindi si sta avvicinando la grande opposizione di Marte. Questa cosa ovviamente va a braccetto con il lancio di Mars Perseverance, perché si cerca sempre di effettuare un lancio quando Marte è vicino alla Terra, quindi nel punto di massima vicinanza. Non è il punto di massima vicinanza, perché il punto di massima vicinanza c'è stato 2 anni fa, però comunque è ancora abbastanza vicino al pianeta Marte. So we are persevering a lot. Good thing we're not launching from Vandenberg today. I'd say you're absolutely right about that. Things looking good here in Florida. I want to ask you, why did you choose
to move NASA forward on this launch in the midst of a global pandemic? Oh, well, there's a number of reasons, but I think the biggest thing is, you know, the public wants to see the United States of America and our international partners do stunning things, and we have a history of doing amazing things. Ormai mancano circa 15 minuti alla partenza. So look, here's the other challenging thing with Mars in general. You know, we can only go to Mars once every 26 months when literally the planets are aligned, and if we miss this launch window, you know, it would cost us $500 million to store this. La tensione inizia ad aumentare. And so there's a lot of reasons to go forward. Some of it is, you know, financial, you know, the NASA budget, you know, and then the other big reason is Americans want to see us. Ecco, chiedo oltre a Michael se sono in diretta anche per gli altri, perché magari Michael è uno dei pochi intimi che è in diretta. On this project, they had the option to not work on this project. And I will tell you, we didn't find that very often, if at all. Altrimenti mi ricollego. Magari Michael ha una possibilità innata di poter vedere i video in diretta quando magari, e magari siamo solo io e lui. Quindi datemi dei feedback anche. Datemi altri feedback in merito a questa cosa. All of these things were put into place as protective measures, but it is true. The name Perseverance, which was given to this robot by, ecco Ale, Alex Mather, who's, però se stai commentando come Astro Ventura, this is all about perseverance. And going to Mars, è la stessa cosa, e magari non possiamo vederlo solo noi di Astro Ventura. Quindi mi servirebbe. Ah, perfetto, grazie Luca, grazie del feedback. E stavo iniziando a preoccuparmi, magari stavo facendo una cosa internos con i ragazzi di Astro Ventura, quindi sarebbe stata un attimo una cosa trash. Look, it's gonna be a good day. We're knocking on wood. But it's gonna be a good day for NASA. Thank you very much for being here, Jim. Allora, torniamo un po' a parlare del rover. Come vi dicevo, nel video avrà delle, passiamo un attimo la diretta, avrà delle camere potenziate per lo studio del terreno e per lo studio della zona circostante, ad esempio come la Mastcam Z, che è montata appunto sulla testa del rover, che registrerà video in alta definizione, scatterà immagini panoramiche e soprattutto immagini in 3D, quindi permetterà una visione migliore del contesto attorno al rover. Avrà questa tecnologia stereo e le dimensioni delle immagini saranno di circa 1600x1200 pixel, però riuscirà a raggiungere particolari molto piccoli di 0,15 mm circa, quindi sarà veramente una telecamera molto performante. Inoltre un'altra mi fa sempre sorridere quando lo leggo, un altro strumento che usa uno spettrometro in ultravioletto è appunto Sherlock, che andrà a cercare composti organici e altro materiale che magari è stato alterato dall'acqua nel corso dei millenni e possa magari contenere una componente di vita organica. E avrà tutta una serie di telecamere, comunque sempre sul braccio robotico e anche sulla testa, che riprenderanno in altissima risoluzione la zona, e ovviamente ci sarà uno strumento che raccoglierà i campioni, inizierà la trivellazione per poi analizzarli sia sul rover, quindi su questo laboratorio mobile, che successivamente col Mars Sample Return, in una situazione, in un contesto familiare tra virgolette, quindi ritornando sul pianeta Terra. Earthquake activity at their control center in Pasadena, but appears to be ready to proceed. And with that, I would like to poll the team for final launch poll and spacecraft configuration. NASA CE. NASA CE is go. SMA. SMA is go. SMD. SMD is go. NASA Mission Manager. NASA Mission Manager is go. LSP. LSP is go. Copy. NASA team is ready to proceed.
All right, so we heard NASA team is ready to proceed. He even mentioned the weather in there. Ma non è vero che è privato al video party. Thank you to Jessica Williams of the US Space Force 45th Space Wing. I like the fact that we're working no issues this morning into this count. That's an important part that Omar brought. Provo a riconnettermi visto che mancano 11 minuti, tutti quelli in diretta, per tutti quelli in diretta adesso ci ricolleghiamo fra un attimo. Così da evitare qualsiasi tipo di problema, una cosa intima tra noi di Astroventura, ma alcuni dicevano che riuscivano a vedere la diretta, però effettivamente ho perso contatti che erano connessi prima. Ci ricolleghiamo tra un attimo, proviamo. Not be, you know, like a broken rocket, but it's it's got its own challenges. Our job is to go into the unknown, and this is just another example of the unknown. How to make this job happen when you're doing it largely through a computer screen. I asked the team a couple months ago if they would like to do something to kind of symbolize and mark these challenges that we faced, and they designed something that we called a COVID-19 perseverance plate that's now affixed. Dovremmo esserci di nuovo. It has a globe representing all of us. Vediamo se anche stavolta canta qualcuno e blocca il video. Il bello della diretta. Vediamo se stavolta va meglio. Abbiamo di nuovo il video party. Could not have come up with a better name than Perseverance. We have persevered through this. Nobody's given up. We will get this mission done. Sì, Renzo, l'abbiamo riavviato per sicurezza, per non parlare magari internos per tre quarti d'ora ed evitare possibili problemi. Sì, Renzo, l'abbiamo riavviato per sicurezza, per non parlare magari internos per... Vediamo se riusciamo ad andare avanti con la diretta. A me lo dà che sta riprendendo di nuovo, adesso quindi ci dovremmo essere stavolta. Ok, perfetto. Datemi sempre dei feedback perché oggi vedo che lo streaming collabora poco, comunque sembrerebbe essersi che ci siamo ripresi di nuovo. Mancano ormai 7 minuti, quindi al photo finish. Abbiamo ripreso la diretta, adesso ci siamo. Bene, bene. Tutto è pronto ormai, 7 minuti. Anche i miei colleghi Michael e Ale quindi stanno aspettando la partenza di questa missione di Mars 2020 a bordo di un Atlas 5 del Kennedy Space Center. And we'll talk live with the astronaut Zena Cardman about our human exploration ambitions and NASA's associate administrator. Ecco, anche il prezzo, il costo di produzione di Perseverance è leggermente inferiore, avendo utilizzato appunto lo stesso concept rispetto al rover precedente, con circa 2,1 miliardi di dollari, se non sbaglio, rispetto ai 2,5 miliardi di dollari di Curiosity. Perfetto, perfetto, grazie, grazie dei feedback ragazzi, adesso sono molto più sereno, vi ringrazio, speriamo che vada tutto bene il lancio, anche se tecnicamente dovrebbe andare tutto secondo i piani. È un momento molto importante per la storia dell'esplorazione spaziale, come vi dicevo prima, per quelli che si fossero connessi solamente adesso, inizia con questa missione il progetto di Mars 2020, quindi questa grande e lunga missione che avrà inizio appunto con questo rover, questo laboratorio mobile, che andrà a cercare di capire se su Marte nel passato è esistita la vita, come è cambiato il clima
sul pianeta Marte, anche dal punto di vista geologico, e poi preparerà Marte all'arrivo dell'uomo in un futuro. Adesso in questi giorni ci dovrebbe essere l'Hope di 150 metri di Starship, questa nuova navicella rivoluzionaria di Elon Musk con la SpaceX, e quindi ci sarà questo piccolo saltello per testare i motori e la navicella in sé, e sarà quella che un giorno magari porterà gli astronauti sul pianeta rosso. Ciao Fede, ciao a tutti quelli che sono connessi. Ormai manca pochissimo, mancano 4 minuti e 28 al lancio. Siamo al complesso 41 del Kennedy Space Center, 41 non 39, per chi dovesse aver visto i video, per chi ha visto i video precedenti mi continuavo a sbagliare, continuavo a errare su questo punto, nominando la rampa 39A, che è quella da dove partì l'Apollo 11. Quattro minuti al lancio, inizia il countdown finale. Sia il primo che il secondo stadio sono stati caricati, quindi l'Atlas 5 è pronto per la partenza. Atlas 5, che era stato utilizzato anche per la partenza del rover Curiosity nel 2011, il 26 novembre del 2011, con arrivo il 6 agosto del 2012. Io ero in vacanza a Varazze, a Genova, quindi me lo ricordo ancora molto bene. Nel frattempo sto ricevendo una chiamata, ma non posso rispondere, mi spiace. Exciting time for the team right now, but again, staying focused and following that 39, esatto, bravo Beppe. Ecco, queste sono le telecamere poste in cima all'Atlas. Due minuti, ciao Ale, ben collegato. E a tutti quelli che sono connessi in questo momento, siete veramente tantissimi. Mancano 2 minuti e 24 alla partenza. Questo razzo con un'altezza di circa 60 metri, sono 58 se non erro, 58 e qualcosa, e 58 e un po'. 1 minuto e 49 al lancio, ecco, ormai manca poco, manca pochissimo alla partenza. E avremo il go. Vi ringrazio innanzitutto per averci seguito, per seguirci su Astroventura. Se non avete messo mi piace alla pagina, fatelo, perché è un bene. Quindi mettete mi piace alla pagina, perché abbiamo contenuti comunque nuovi, cerchiamo di avere contenuti nuovi ogni settimana. Quindi seguiteci. L'atterraggio è previsto per il 18 febbraio del 2021 su Marte. Ciao Giamba, ben connesso anche te, perché manca pochissimo, manca veramente pochissimo, 48 secondi alla partenza. Adesso vi lascerò l'audio della NASA e parlerò un po' meno. Tutto go, parte il countdown finale.
8, 7, 6, 5, 4, 3, engine ignition, 2, 1, 0. Partenza! And lift off. E l'Atlas 5 si solleva dalla rampa 41 e spinge il rover Perseverance verso Marte. And Atlas TU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, the RD-180 is throttling down as expected. Engine response looks good. And Mach 1, Atlas 5 is now supersonic. And passing 45 seconds into flight, vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. Abbiamo appena passato la max Q, quindi la massima pressione aerodinamica sul razzo. Tutto procede secondo i piani per adesso. And passing 1 minute into flight, the RD-180 is throttling back up as expected. Engine response looks good. At this time in flight, the SRB chamber pressures remain nominal. The RD-180 pump speed and fuel injector pressures are responding well. Adesso seguiremo la separazione del primo e secondo stadio. SRB burnout shortly. And we have burnout on all four SRBs. Burnout pressure signatures look good. Standing by for SRB jettison shortly. Siamo a una velocità di 3700 miglia orarie. And we have a good indication of SRB jettison of all four SRBs. And the vehicle has gone to closed loop guidance. Vehicle body rates are responding nominally at this time. Vediamo se riusciremo a seguire dalle camere a bordo il distacco tra i due stadi. Questo silenzio da parte del centro di controllo mette ansia. The RD-180 is throttled down slightly as expected. Engine response continues to look good. At this time, the vehicle is 50 miles in altitude, 85 miles downrange, traveling at 6,000 miles per hour. And the Centaur reaction control system is now pressurizing to flight levels. Nel frattempo si mantiene la visuale con le telecamere a terra. And just past 3 minutes into flight, the eccolo qua, la telecamera a bordo, ci sarà adesso sicuramente la separazione del primo stadio dal secondo stadio. Vediamo la terra sullo sfondo. Ecco la separazione del fairing che contiene appunto il payload, che è Perseverance, l'involucro, che contiene Perseverance con lo scudo termico. Ovviamente non è esposto il rover. Engine response continues to look good. Per adesso è tutto. Centaur has begun the boost phase chill down sequence to thermally condition the RL-10. È tutto secondo il programma. Standing by for Biko shortly. In attesa della separazione del primo stadio. Biko is the call for booster engine. And we have Biko booster engine cutoff. Ecco, attenzione. Standing by for stage separation. Separazione avvenuta con successo, quindi separazione tra il primo e il secondo stadio avvenuta senza problemi e ascensione del primo stadio, del secondo stadio, scusate. RL-10 operating parameters look good. Chamber pressures are stable.
non è ancora stato acceso il secondo stadio, vediamo se... This will be the first of two burns for today's mission. This first burn will be approximately 7 minutes in length. So Mick, that's pretty exceptional footage there. That's live video. We will see that switch over shortly into an animation that kind of helps. La terra let us sullo know sfondo è sempre bellissima da vedere. Right there, a beautiful liftoff. Fun to feel that rumble in the building di Astro Ventura. As we proceed towards ti leggo perché c'è scritto che l'hai pubblicato tu il commento che dice la terra è palesemente piatta. Watching an on-time liftoff of the Atlas V. Non cercare di fare il detrattore. 2 million pounds of thrust. Cleared the tower in roughly 5 seconds. Josh, you and I worked the InSight mission, and if you recall that mission on the West Coast, allora, forse took about 17 è una... seconds to get past tower. So with those four solids today, this thing really got out of here on its way. E non ho sentito se è stato acceso il... Everything's looking la propulsione del primo stadio vehicle parameters are within the design limits and we're getting ready to come poi up a inserire start for that first burn that Jesse was talking about. Questo so recapping primo this stadio countdown nel, to Mars, nella rotta verso stations Marte. Stations begin to be filled up this morning just after midnight. Preparations, fuelings, powering up all the way through that liftoff that happened. I think Mick, it wasn't precisely on time. I think you said it was like 10 milliseconds early. So it's pretty much dead on. Yeah, dead on. This team does a great job. As I said, they're very focused, very disciplined, as Tori also said, courageous. They have done a lot of work to get us to this point today through this pandemic, changed how they did some of their work, made adjustments as needed, a lot of cleaning, a lot of things, a lot of wearing their face masks, tutti doing che all calcoli kinds devono of essere fatti so this is exciting time not only for per l'inserimento appunto verso and for the country and the agency. So this is exciting to see. We still have a long way to go, Joshua, yes, before spacecraft separation. Yeah, we had a really quiet countdown today, which is phenomenal that we got off the ground on time. Ecco, dicevo, le sbuffate che vedete, che segnala anche Giuseppe, potrebbero essere gli RCS, quindi i correttori di assetto. No, è stato acceso il primo stadio. Beh, ecco, quelli che si vedevano però erano i correttori di assetto, quelli sbuffi che vedete in alto e in basso, sono appunto i correttori di assetto. È stato acceso, quindi confermo, il motore del primo stadio. Vedete questa simulazione dove Perseverance è contenuto nella parte più avanzata del razzo che vedete nella simulazione stessa. And that allows them to continue to watch what's going on and make sure all their sequence of events meet their timeline. We continue on a nominal flight this morning. This first burn, as we heard earlier, will be about 6 minutes. This will get us into that park orbit around Earth, allow us to get on our way, and then get into that approximately 30-minute coast period that we're going to have. 8 minutes into flight, beginning to see the Centaur PU system balance out. Sembra quasi una delle missioni di Kerbal Space Program quando devi appunto sistemare l'apogeo e il perigeo per non bruciare nell'atmosfera e comunque trovare una rotta che ti porti verso il pianeta selezionato. As we proceed through this first burn and then a coast phase like you mentioned Mick and then a second burn and then spacecraft separation and the acquisition of signal from Mars 2020. L'atterraggio sarà Giuseppe identico praticamente a Curiosity, nel senso che sarà il primo freno verrà dato dall'atmosfera marziana, quindi si utilizzerà lo scudo termico per portare a circa la velocità da 24.000 km orari a 480 km orari. Poi verranno aperti i paracadute per permettere una decelerazione ulteriore e poi verrà utilizzato il sistema dello Sky Crane, quindi lo stesso utilizzato da Curiosity, quindi a circa 1,8 km dalla superficie verranno accesi dei retrorazzi, verrà separato l'involucro, quindi l'involucro si separerà, quello che vediamo davanti al razzo in questo momento, e verranno accesi dei retrorazzi che dovrebbero essere 8 se non ricordo male, idrazina, e verrà fatto calare tramite dei cavi dolcemente sul pianeta Marte, e questo involucro che permetterà appunto la discesa
di Perseverance si sposterà per non impattare contro il rover stesso. Quindi sarà su in tre fasi principalmente. Una delle particolarità di questa missione sarà l'utilizzo di una nuova tecnologia e quindi una nuova tecnologia che permetterà l'apertura anticipata o ritardata dei paracadute che nelle missioni precedenti si aprivano in base all'atmosfera, quindi alla pressione atmosferica, quindi raggiunta una determinata soglia si aprivano in modo automatico. In questo caso l'apertura ritardata o anticipata permetterà di raggiungere con più precisione il luogo predestinato di atterraggio sul pianeta Marte. Il cosiddetto range trigger, questa nuova tecnologia che permetterà di arrivare con più precisione sul luogo scelto. Today, July 30th, was one of those launch opportunities that we had. We had a two-hour window, and within that window, we had several opportunities. 25, che in questo caso è il cratere Jezero, se si pronuncia così. To get Mars 2020 going on its way, and that, you know, that sounds like a lot, and it is. The flight analysis group, both at JPL, LSP, and ULA, did a lot of work to pick out those target sets and figure out where we need to be. Vediamo se ci sono altri collegamenti. So, Mick, tell us about the two burns required here, and we're actually coming up on the end of the first one. Ultimately, a lot of people probably, and myself included, at some point, just like, why wouldn't you just keep firing the engines? Just fire all the way through and get to Mars in one shot. So the first burn gets us into that park orbit we talked about. We've lifted off, we've left Earth, we've got into a park orbit around Earth right now. And while we're in that park orbit, we will perform some maneuvers to kind of roll Mars Perseverance and the Centaur and coast during that time, basically setting itself up looking at the control the thermal environment. L'atmosfera di Marte è estremamente rarefatta e anche la gravità è un terzo di quella terrestre. Quindi abbiamo comunque una discesa che è già stata attestata nelle precedenti missioni, se vi ricordate, per quanto riguarda i primi rover, arrivate le prime sonde, arrivate su Marte si usavano sempre gli airbag in combinata con il paracadute. Questa nuova tecnica di atterraggio è stata testata sia con Curiosity sia con Perseverance in questo caso, e se non erro doveva essere utilizzata anche nel caso di Schiaparelli, una cosa molto simile se non erro, però mi riservo il beneficio del dubbio. That's just incredible to say, it gives me goosebumps. It really is, and we're so excited about that as well. And ecco, non prendete paura, so che state guardando la simulazione di destra, sembra scendere questo primo stadio, in realtà si sta inclinando per prepararsi all'ascensione poi successiva che lo porterà fuori dall'orbita terrestre. Talking about this launch, which I got to start off with that, Derek, your first time seeing a launch in person, what'd you think? I mean, what can you say? I have nothing to compare it to, but it was awesome, something I will never forget, and I definitely want to be invited back. So if you guys can make that happen, I mean, just so amazing. You do a great job explaining physics. What did it feel like? Kind of walk me through as you were watching and experiencing it. Well, it's like all the physics goes out the window a little bit. It's a very visceral moment between you and this very powerful craft. I think it's just amazing all the, you know, the engineering that goes into making something that's that powerful. Allora, si sposerà nella zona del cratere Jezero, che è una, se l'ho pronunciato bene, quindi correggetemi, che è una zona ricca di sedimenti, se non ricordo male, e quindi una zona dove ipoteticamente si potrebbero trovare tracce di vita organica presenti magari in un passato di Marte. Sarà una zona diversa rispetto al rover Curiosity, che era atterrato vicino al Monte Sharp,
helicopter, which I got to visit out at JPL before it was strapped to the underbelly of the rover. And to think about flying a rotorcraft in, you know, another... alle pendici del Monte Sharp. E quindi appunto tenterà di svelarci le particolarità del pianeta Marte in modo molto più efficace rispetto a Curiosity. Giamba, lo sforzo che dovrà fare il mini elicottero, quindi Ingenuity, il Mars Helicopter Scout, non... ciao Vittorio, ci vediamo alla prossima, ti ringrazio per averci seguito. Questo elicottero sarà il veicolo più pesante a volare su un pianeta diverso dalla Terra e effettuerà dei voli di 90 secondi, dei brevi voli di 90 secondi. Non so dirti lo sforzo che dovrà fare per volare, comunque è un drone molto leggero, è stato costruito in materiale molto leggero. E infatti non avrà strumenti scientifici a bordo se non delle telecamere in alta risoluzione o comunque strumenti per la guida del drone stesso. In questo momento vediamo che il perigeo e l'apogeo si sono bloccati, quindi il primo stadio ufficialmente in orbita attorno alla Terra. Adesso sta facendo delle correzioni con gli RCS, che sono quegli sbuffi bianchi che vedete sulla destra, sulla parte terminale del primo stadio. The guess is that's not a unique thing, yeah. You know, right? I mean, the scientific hypothesis is you run that enough times, it's bound to lead to life again in other circumstances. Dr. Derek Muller, we really appreciate you being here, YouTube creator with the channel Veritasium. We know you have a 2.5-week-old child. Il passo successivo sarà quindi quello di un'accensione di nuovo del propulsore in modo da allontanarsi dall'orbita terrestre per iniziare il suo cammino per arrivare su Marte a febbraio del 2021, quindi ci sarà un percorso molto lungo. Noi astrofili da parte nostra lo fotograferemo, cioè fotograferemo il pianeta Marte con i nostri telescopi, perché andrà in opposizione appunto verso fine anno, in autunno, e quindi insomma anche noi proveremo a dare il nostro contributo in attesa dell'arrivo del rover Perseverance. Bene, adesso la missione continuerà appunto con si è inserito in orbita in questo momento il primo stadio di Perseverance, e dopo uscirà dall'orbita terrestre per iniziare, come vi dicevo poco fa, il cammino verso il pianeta Marte. Con questo io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito la partenza di questa importantissima missione di Mars 2020, di questo primo pilastro di Mars 2020, con questo rover veramente rivoluzionario. Io vi mando un grosso abbraccio e seguite di nuovo Astroventura, come vi consiglio sempre, ci saranno tantissimi nuovi contenuti. Adesso quando tornerà dal mare il mio compagno di merende Ale e anche Michael, quando avremo occasione di vederci tutti e tre, magari faremo anche qualche video dedicato proprio all'osservazione con il telescopio, magari anche del pianeta Marte e la fotografia proprio del pianeta Marte al telescopio, e quindi anche per i neofiti, insomma, quelli che si avvicinano a questa grande passione. Questo è tutto per la giornata di oggi, 30 luglio del 2020, partenza di Perseverance Mars 2020. Un abbraccio a tutti e ci rivediamo su Astroventura. Sample return, quindi dopo che Perseverance avrà ottenuto dei campioni, avrà trivellato e avrà recuperato dei campioni, un piccolo razzo ripartirà
dal pianeta, dal pianeta Marte, e permetterà di riportare a casa, grazie anche a una sonda poi che è in orbita attorno al pianeta Marte, questi composti, queste rocce sulla Terra per essere analizzate. È una missione molto ambiziosa, è una missione che appunto avrà inizio oggi, quindi è per quello che è così importante questa missione, così importante Mars 2020. Proprio perché avrà appunto una complessità di misurazioni scientifiche, una complessità appunto di analisi che andranno ad essere effettuate. E chissà, magari ci svelerà veramente come è stato Marte in passato e come e se è possibile magari in un futuro terraformarlo di nuovo. Nel frattempo la tipa a destra non sapeva di essere in diretta. Ecco, quello che vedete dietro alla signorina sulla destra è il Mars Helicopter Scout, questo piccolo drone bielica con pannelli fotovoltaici capace di volare per 90 secondi, fare piccoli voli di 90 secondi. A helicopter can get us to places of high scientific interest that cannot be reached today. It's not easy to build a rotorcraft for flight at Mars. The atmosphere there is very thin, about 1% compared to that at Earth. So a helicopter for Mars has to be very light. Qui fa molto ridere la cosa che la prima volta che behind me is the full scale model of Mars. Viene bloccato un video per una canzone del tizio che canta. Ditemi se sono in diretta, perché io vedo solamente due persone, prima ce n'erano 40 connesse, però a me dà che sono in live. Mike, dammi feedback. Ok, in diretta con me. Datemi feedback, perché potrebbe essere semplicemente un bug di Facebook. Helicopter to the surface. The deployment will also mark the first moment the helicopter starts to work on its own in a standalone manner. It will never return to the rover. And the first major stone milestone then will be the helicopter surviving. Ecco, questa è una visuale che avevo avuto anch'io da quando sono andato al Kennedy Space Center. No, io ti vedo, perfetto. Al Kennedy Space Center, la visuale precedente da distante, dove c'era la possibilità di osservare i lanci. Tutto procede secondo i piani. Tra l'altro ad agosto probabilmente ci sarà il lancio della Crew 1, quindi il primo lancio ufficiale, perché il lancio scorso era stato un lancio demo, quindi col primo equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale con la capsula Dragon Crew della SpaceX. Sarà un anno veramente importante, soprattutto perché, ricordiamo, c'è per noi astrofili, c'è la grande opposizione di Marte, anche per chi non è astrofilo. C'è la possibilità di vedere Marte quest'anno molto in alto nel cielo, a 50 gradi, con il telescopio, e quindi si sta avvicinando la grande opposizione di Marte. Questa cosa ovviamente va a braccetto con il lancio di Mars Perseverance, perché si cerca sempre di effettuare un lancio quando Marte è vicino alla Terra, quindi nel punto di massima vicinanza. Non è il punto di massima vicinanza, perché il punto di massima vicinanza c'è stato 2 anni fa, però comunque è ancora abbastanza vicino al pianeta Marte. So we are persevering a lot. Good thing we're not launching from Vandenberg today. I'd say you're absolutely right about that. Things looking good here in Florida. I want to ask you, why did you choose to move NASA forward on this launch in the midst of a global pandemic? Oh, well, there's a number of reasons, but I think the biggest thing is, the public wants to see the United States of America and our international partners do stunning things, and we have a history of doing amazing things. Ormai mancano circa 15 minuti alla partenza. So look, here's the other challenging thing with Mars in general. You know, we can only go to Mars once every 26 months when literally the planets are aligned, and if we miss this launch window, $500 million to store this. La tensione inizia ad aumentare. And so there's a lot of reasons to go forward. Some of it is, financial, the NASA budget, and then the other big reason is Americans want to see us. Ecco, chiedo oltre a Michael se
sono in diretta anche per gli altri, perché magari Michael è uno dei pochi intimi che è in diretta. Altrimenti mi ricollego. Magari Michael ha una possibilità innata di poter vedere i video in diretta quando magari, e magari siamo solo io e lui. Quindi datemi dei feedback anche, datemi altri feedback in base a, in merito a questa cosa. Ecco Ale, però se stai commentando come Astro Ventura è la stessa cosa, e magari non possiamo vederlo solo noi di Astro Ventura, quindi mi servirebbe... Ah, perfetto, grazie Luca, grazie del feedback, e stavo iniziando a preoccuparmi, magari stavo facendo una cosa internos con i ragazzi di Astro Ventura, quindi sarebbe stata un attimo una cosa trash. Look, it's going to be a good day. We're knocking on wood, but it's going to be a good day for NASA. Thank you very much for being here, Jim. Allora, torniamo un po' a parlare del rover. Come dicevo, nel video avrà delle... Passiamo un attimo la diretta. Avrà delle camere potenziate per lo studio del terreno e per lo studio della zona circostante, ad esempio come la Mastcam Z, che è montata appunto sulla testa del rover, che registrerà video in alta definizione, scatterà immagini panoramiche e soprattutto immagini in 3D, quindi permetterà una visione migliore del contesto attorno al rover. Avrà questa tecnologia stereo e le dimensioni avranno le dimensioni delle immagini saranno di circa 1600x1200 pixel, però riuscirà a raggiungere particolari molto piccoli di 0,15 mm circa, quindi sarà veramente una telecamera molto performante. Inoltre un'altra mi fa sempre sorridere quando lo leggo, un altro strumento che usa uno spettrometro in ultravioletto è appunto Sherlock, che andrà a cercare composti organici e altro materiale che magari è stato alterato dall'acqua nel corso dei millenni e possa magari contenere una componente di vita organica. E avrà tutta una serie di telecamere, comunque sempre sul braccio robotico e anche sulla testa, in altissima, che riprenderanno in altissima risoluzione la zona, e ovviamente ci sarà uno strumento che raccoglierà i campioni, inizierà la trivellazione per poi analizzarli sia sul rover, quindi su questo laboratorio mobile, che successivamente col Mars Sample Return, in una situazione, in un contesto familiare tra virgolette, quindi ritornando sul pianeta Terra. Activity at their control center in Pasadena, but appears to be ready to proceed. And with that, I would like to poll the team for final launch poll and spacecraft configuration. NASA CE. NASA CE is go. SMA. SMA is go. SMD. SMD is go. NASA Mission Manager. NASA Mission Manager is go. LSP. LSP is go. Copy. NASA team is ready to proceed. All right, so we heard NASA team is ready to proceed. He even mentioned the weather in there. Ma non è vero che è privato il video party. Thank you to Jessica Williams of the U.S. Space Force 45th Space Wing. I like the fact that we're working no issues this morning into this count. That's an important part that Omar brought. Provo a riconnettermi visto che mancano 11 minuti. Tutti quelli in diretta, adesso ci ricolleghiamo fra un attimo, così da evitare qualsiasi tipo di problema. Una cosa intima tra noi di Astroventura, ma alcuni dicevano che riuscivano a vedere la diretta, però effettivamente ho perso contatti che erano connessi prima. Ci ricolleghiamo tra un attimo, proviamo.